La folla è tutta in piedi, non commenta quasi la scena tragica cui ha assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie. Un'udienza generale troncata da 4 o 5 spari in rapida successione. Il Santo Padre è stato evidentemente, certamente colpito. Abbiamo solamente visto il Santo Padre prima vacillare, barcollare e poi cadere di schianto in braccio al suo segretario, Don Stanislao, e in braccio al suo aiutante di camera. A questo punto la vetturetta scoperta con a bordo il Santo Padre è partita a tutta velocità, è passata fra la gente, fra l'orrore della gente, ed è entrata in Vaticano attraverso l'arco delle campane.